dire Aliboni. Insomma, una partita ricca di emozioni ed un giusto pareggio. Aliboni va a prendere con un balzo il diabolico pallonetto del centravanti Trombetta. Tra le proteste dei difensori bresciani, il gol spallino segnato, scusate il bisticcio di parole, da Bresciani. Aliboni e soci protestano per la posizione di Trombetta, ma l'arbitro convalida la rete del vantaggio spallino. Il Brescia colpisce per la prima volta il legno con Molinacci di testa. E poi Maragliulo a centrare il montante sul calcio di punizione. Il pareggio è maturo ed arriva in circostanze singolari. E Torresani a trovare lo spiraglio giusto per battere il portiere Zaninelli. Nella ripresa De Gradi fa volare sulla sinistra Aliboni. Poi Ascagni manda la palla a scheggiare il montante. Spal vicinissimo al gol con Ferretti su punizione e poi con Gustinetti di testa. Aliboni è sempre impegnatissimo, qui è De Gradi a chiamarlo in causa. Il Brescia piazza un difficile pallonetto che Zaninelli neutralizza con un bel balzo. C'è poi l'episodio del rigore per il fallo di Maritozzi su Trombetta. Al tiro De Gradi, Aliboni evita al Brescia probabilmente la prima sconfitta interna. Nel finale gli uomini di Pasinato tentano vanamente di acciuffare il successo pieno. È veramente un peccato quel rigore non sbagliato, parà.